Assessore, avete appena presentato un programma molto ricco per l'estate sanremese, ce ne sono ben 98 di eventi. Sì, 98 esempi che sono diffusi nella città, nelle varie location, da Piazza San Siro a Piazza Cassini, Piazza Boreadolmo, tutta la Pigna, Villa Luca, Col di Rodi, Bussana Vecchia, e che vogliono raggiungere un pubblico diverso, quindi proposte diverse, stili diversi, linguaggi diversi e soprattutto per tutte le età, quindi incontri letterari, intrattenimento leggero, danza, musica, animazione per bambini, insomma di tutto un po'. Riusciamo a coprire tutti i giorni della stagione estiva con più appuntamenti durante la giornata, appunto, ripeto, per pubblici anche diversi. Concluderemo la nostra estate con una grande festa della città il 6 di settembre, e il cui programma produrremo un pochettino più avanti perché lo stiamo costruendo in questo momento. Comunque siamo contenti anche della collaborazione che abbiamo attivato con tutti gli operatori culturali, musicali, artistici della città, perché ci hanno dato una grossa mano. Il budget era molto limitato, ma direi che abbiamo fatto il meglio. È cambiata la location? È cambiata la location nel senso che da Piazza Levesco, la banchina del porto, accanto alla Capitaneria, che era prevista originariamente, abbiamo cambiato a Piazza San Siro, che diventerà un po' il punto centrale di tutta l'animazione estiva, per una volontà specifica di tutti gli organizzatori, e anche perché in qualche modo ha portato un risparmio che ci ha consentito di affrontare qualche manifestazione in più.